Rosa Parks, figlia di James Parks e Leona McCauley, nasce in Alabama il 4 febbraio 1913. Nel 1932, a soli 19 anni, sposa il barbiere Raymond Parks, attivista del movimento per i diritti civili degli afroamericani, che la introduce nell'attivismo. Nel 1943 comincia a far parte del movimento per i diritti civili e diventa segretaria della sezione Montgomery dell'Associazione Nazionale per i Diritti Civili delle Persone di Colore. Dal 1954 inizia a collaborare con un giovane, Martin Luther King. Nel 1955 inizia a frequentare un centro educativo per i diritti dei lavoratori e l'uguaglianza razziale. Rosa Parks ha lottato tutta la vita contro la segregazione razziale e ne è diventata uno dei simboli grazie a un gesto semplice e rivoluzionario. Non cedere il posto a un uomo bianco sull'autobus che la riportava a casa. Negli anni 50, in America, le persone nere e le persone bianche frequentavano scuole diverse, pregavano in chiese diverse, facevano la spesa in negozi diversi, usavano ascensori diversi e bevevano perfino da fontanelle pubbliche diverse. Tutti viaggiavano negli stessi autobus, però dovevano sedersi in settori diversi, i bianchi davanti e i neri dietro. Per i neri era difficile, molti erano arrabbiati a causa della segregazione, ma se protestavano venivano messi in prigione. Rosa Parks era cresciuta in questo mondo bianco e nero. Un giorno Rosa, che allora aveva 42 anni, prese l'autobus per tornare a casa dopo il lavoro e si sedette dietro. Era il primo dicembre 1955. L'autobus era molto pieno. L'autista disse a Rosa di alzarsi e cedere il posto a un bianco. Così diceva la legge. Rosa disse no. L'autista chiamò la polizia e Rosa venne arrestata con l'accusa di condotta impropria. Passò tutta la notte in prigione, ma questo atto di coraggio dimostrò alla gente che era possibile dire di no a un'ingiustizia. Gli amici di Rosa organizzarono un boicottaggio. Chiesero a una persona nera della città di non prendere mai gli autobus di Montgomery finché le cose non fossero cambiate. Il passaparola fu rapido ed efficace e il boicottaggio durò 381 giorni. Finì quando la segregazione negli autobus fu stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Ci vollero 10 anni perché la segregazione fosse bandita in tutti gli stati. Questo accadde grazie al primo no di Rosa. Vorrei essere ricordata come una persona che voleva essere libera, perché anche altre potessero essere libere. Non devi mai temere di ciò che stai facendo quando sai che è giusto farlo. Credo che siamo qui sul pianeta Terra per vivere, crescere e fare tutto quello che possiamo fare per rendere questo mondo un posto migliore in cui tutte le persone possano godere della libertà. Rosa Parks morì a Detroit il 24 ottobre 2005. La sua vita coraggiosa ci ha ricordato che sono le piccole azioni di libertà, di giustizia e di uguaglianza che cambiano il mondo. Le persone dicono sempre che non ho ceduto il mio posto perché ero stanca, ma non è vero. Non ero stanca o non più di quanto lo fossi alla fine di una giornata di lavoro. Non ero vecchia, anche se alcuni hanno immagini di me da vecchia allora. Avevo 42 anni, l'unica cosa di cui ero stanca era subire. Nella nostra città vorremmo dedicare un parco a Rosa Parks per tutto quello che ha fatto e per ricordarlo.